eccoci al secondo episodio di WWE SmackDown in questa edizione della Universal, molto particolare, World Cup Universal. Qui SmackDown, secondo episodio, il primo match vedrà della serata Brian Blue Hart contro Rex Max e Michael Hellman. Davvero un triple threat molto curioso. Per poi passare al secondo match tra Marco Silva, il messicano, contro The Great Muta, il giapponese, una leggenda giapponese. Match di rivalità, Alexandra contro Fefe, stavolta in un false count anywhere match. Inoltre un altro match interessantissimo, John Smith, il campione USA, contro TGE, vincitore della quinta stagione di NRWS, per poi concludere il tutto con un main event da favola, Domenico Carafa, in azione dopo l'aggressione settimana scorsa ai danni di Bernie del campione WWF contro il Best in the World, FMO. Si può partire dunque con il primo match della serata, in questo triple threat tra Brian Blue Hart, Rex Max e Michael Hellman. Triple threat match questa sera che apre le danze in quella di SmackDown. Grande attesa per il match, ma ora passiamo alle presentazioni, perché questo è l'ingresso di Brian Blue Hart, ha fallito, insomma, il match, ha perso il match contro Paul Jason settimana scorsa, però non ha demeritato di certo. Assolutamente non ha demeritato, un ragazzo davvero strepitoso, che oggi dovrà cercare in tutti i modi di vincere questo match. Io penso che abbia le carte regole per farlo, ma Max X, davvero Max X, è davvero uno che spaventa, è uno forte, uno che insomma può fare un po' di tutto, no? Il bello e il cattivo tempo. E poi ci sarà Michael Hellman, è un picchiaduro nato. Un tagliagole. Michael Hellman. Michael Hellman che insomma è abituato lui a picchiare, picchia duro, è un picchiatore per eccellenza, no? La CCL oggi insomma dovrà vedersela contro due lady veramente differenti anche tra di loro, no? Sono tutte e tre diversi. Brian Blue Hart è più agile, più fantasioso magari, ma Michael Hellman è uno che picchia duro e Rex è uno che è furbo, che ha un ottimo stile di potenza, siamo anche con alcune onore di tecnica, ma insomma sono tutti e tre atleti alquanto differenti, insomma, almeno sul ring. Per comportamento forse Hellman e Rex qualcosa hanno in comune, a parte la cosa di credersi delle divinità. A parte questo, il pubblico però sembra apprezzare questo ingresso di Michael Hellman. D'altronde è una leggenda CCL questo, non è l'ultimo arrivato, qui sta festeggiando. Invece questo è l'ingresso. Mamma mia, l'inglese, la leggenda britannica. E invece questo è l'ingresso. Mamma mia, l'inglese, la leggenda britannica. The British Legend, Rex Max. Ecco qui. Mamma mia. È perfetto quello di Rexa, però questa sera vengono qui di certo non per schiacciare un titolino, ma per menare le mani. Sarà un bel match questo triple threat, che beh, non c'è nulla in palio, ma chi vince sicuramente potrebbe essere uno dei prossimi contendenti o al titolo WWF o al titolo almeno quello di John Smith, staremo un po' a vedere. Dunque si può iniziare. Brian Blue Hart contro Michael Hellman contro Rex Max X.
tre federazioni diverse, una grande storia da parte di tutte e tre. Quindi subito su Heyman, che ve lo vedrò un po' magari come il boccone amaro, no? A digerire, dunque come il terzo incomodo. Però ora adesso su Bray Wyatt, che forse voleva mettersi troppo in mostra, allora Rex viene messo e viene imprigionato. Doppio suplex, no, doppia DDT, una doppia DDT clamorosa quella. Quella da parte di Rex Mezzex, però deve stare attento, deve stare troppo, davvero tanto attento. Ora c'è finalmente l'alleanza tra i due cattivoni, diciamo per la verità. Ryan tenta in tutti i modi di colpire sia Rex sia Michael Heyman. D'altro non ce l'aspettavamo, dai, questi due sono due bastardi dentro, all'americana, addirittura, quello è una leggenda britannica, pensare un po'. Dropkick, altra manovra di coppia. Oh no, qui è bravissimo Brian, però dopo di che incassa il titolo il backbreaker di Rexa, che poi va a segno con un leg drop. Oh, Brian vuole già chiudere, ma guardate qui Michael Heyman. Michael Heyman è esperto, sa quando colpire con questo frangente. Qui attenzione, prendi un bel intanto, grande reversal, grande counter a parte di Michael Heyman, che ora però viene preso in consegna e non può evitare questa double gun buster e gli altri due scambi ravvicinati da tutte e tre le parti. Insomma, sembra che ci sia un bel casino in questa double threat. Oh, altra massa di coppia ancora su Michael Heyman, che ora viene preso in consegna da Rex Mezzex. Oh, lo prende, c'è una tornado di DDT pazzesca qui di Rex. Che mossa, non va a chiudere, attenzione. Ma c'è Brian lì, c'è Blue Heart, il cuore blu, il cuore impavido, Brian Blue Heart, che non ci sta a chiudere, a perdere così il match per uno schieramento ai danni di altri contendenti. Mossa all'americana. Ora Rex viene colpito da una parte e dall'altra, la leggenda britannica. Brian tenta di reagire in qualche modo, ancora una patch up, ancora Rex tra due fuochi. Brian sta colpendo di più di tutti, devo dire la verità, quello che sta prendendo di più si sta staccando altrettanto di più. Qui ancora Michael Heyman ha colpito doppio suplex, invece no, c'è una doppia DDT invece da parte della Traigure. Il Michael Heyman che va a segno con una drag velocissima, rapidissimo qui. Attenzione a Brian Blue Heart. Oh, Heyman qui sta aspettando il suo, sta aspettando Rex al barco. Ma c'è Brian Blue Heart. Attenzione, mossa di coppia forse l'americana ancora, e qui Heyman era forse pronto a chiudere con una delle sue tipiche manovre sotto missione. Giro per Africa, intanto ancora, ma c'è ancora Brian Blue Heart a rompere le uova nel paniere a Brian Blue, a Michael Heyman. Doppio e basta qua, niente, reagire in qualche modo, evita la mossa Brian Blue Heart, ancora molto bravi entrambi. E alla fine ad essere colpito Heyman in questo jumping calf kick, anzi jumping knee kick, però lo schieramento 1-2, soltanto 2, solamente 2, però insomma il match è davvero molto interessante, nessuno del re vuole abdicare così facilmente. Il backbreaker e poi il drop da parte di Rex. Oh, Rex è pronto, un'altra tornado di DDT, si sì, a segno la tornado di DDT, non ci credo. 1-2, no, c'è Brian ancora una volta, Brian Blue Heart. Allora Rex se lo carica, cosa vuol fare, cosa può, mamma mia, una sorta di Seven Slam, insomma, accompagnata, incredibile, che mossa.
1, 2, ma c'è ancora Brian, sempre lì. Rex è molto furbo, lo deve mettere capo. Rex deve mettere capo. Oh, DDT, entra a fare. Niente a fare. Brian non riesce a fare da ring. Cosa fa? Va a Brian dal paletto. Super con il mano. Attenzione, fa il boss smash. Aia. Va completamente a vuoto. E allora Rex vuole chiudere anche lui. Ma attenzione a Hillman. Rex alle spalle. No, Brian è bravissimo. Running face slam. Gli spappola il cranio sul tappeto. Attenzione alle spalle. Cosa fanno? Ancora mossa di coppia. Doppio e basta, è stato Rex, sono messo giù. Brian esulta. Andrea intanto qui, a parte di Michael Heyman. E Brian ne approfitta qui lo schiena. 1, 2, mamma mia, ancora 2. Rex lo prende. Oh, proto bombo, spinning up power bombo, proto bombo. Quella da parte di Rex. Una delle sue manovre di una sue marche di fabbrica. Ma c'era DDT! Sì, di Michael Hellman! C'era DDT di Michael Hellman! Ma attenzione a Blue Heart alle spalle! Lo provo a schierare! Ma c'è Brian, ho detto, c'è Blue Heart! Brian Blue Heart alle spalle! Che è pronto a chiudere! È pronto a chiudere! No, no! Oh, il suo Diamond! Blue Diamond! Il suo diamante blu, mamma mia! Attenzione Rex, la approfitta! 1, 2, boom, per un soffio, qua l'avrebbe schienato. Attenzione, lo drop kick! Hillman! Si tenta lo schermetto su Rex! 1, 2, no, c'è Brian! Attenzione, full Nelson, Rex qui, cede, Rex Benzet cede, incredibile, cioè non ci credo, Brian Blue Heart va a vincere il match, dopo la sconfitta di settimana scorsa, una sconfitta comunque non pesante vista la performance, riesce a trovare in questo treble threat match, strepitosa comunque la performance di tutte e tre, ma dopo la full Nelson, Rex Benzet ha dovuto cedere. Improvvisa quella di Brian Blue Heart, che dunque vince questo match. È una vittoria importante anche perché gli altri erano al primo match, lui era al secondo e quindi non poteva permettersi un'altra sconfitta. Qui c'è quando Michael Hellman è ancora al suolo, dopodiché si rialza, ma è troppo tardi. Brian Blue Heart dunque va a trionfare, un risultato importante il suo in vista dei prossimi eventi, anche il pay-per-view, anche nei confronti magari di Joe Smith, no? Dovrebbe stare attento, come ora sta forse pensando anche Ryan Murphy, ma deve stare anche attento a altri lottatori come Brian Blue Heart, che va a trionfare in questo 3x3 match. Ci vediamo tra pochissimo per il secondo match, ragazzi, della gara. Secondo match della serata, Marco Silva contro The Great Muta, no, uno messicano, l'altro giapponese, Marco Thunder Silva. Attenti da Tijuana, in Messico, Marco Silva, lottatore davvero stimato in Messico questo. Guardate che pettorali, che muscoli, che avambraccio, che tricipiti. Davvero entusiasmante questo lottatore, ma attenzione perché il suo avversario è un guerriero giapponese davvero molto pericoloso.